David Zard ha riportato ancora in Italia Notre Dame de Paris. Il segreto di questo spettacolo ha dichiarato essere l'onestà, è vero? Sì, soprattutto. Quando un compositore pensa di scrivere per la massa, per il pubblico, sa che non può prendere in giro la massa e il pubblico, perché c'è sempre una maggioranza che sceglie il giusto. Quindi bisogna essere onesti, così deve essere onesto il produttore, devono essere onesti gli attori, i cantanti, i ballerini, si chiede di dare tutto, vengono ingaggiati per fare tutto e dare tutto e debbono dare tutto. Se voi vedrete, quando vedete i ballerini, se voi pensate che al debutto avevamo dovuto chiamare tutti i ballerini dall'estero, perché non c'era una scuola di questo tipo di danza in Italia. Adesso i ballerini italiani girano tutto il mondo con Notre Dame, sono tutti italiani. Quando ha fatto la selezione Martino Müller in Italia, ha selezionato anche il cast per la Francia in Italia, ed è una grande soddisfazione perché i ragazzi trovano lavoro, professionalità, entusiasmo, e la cosa mi commuove. Sentite che sono commosso. Ma anch'io, perché io seguo Notre Dame de Paris dall'inizio, per cui rivederlo per me è una grande emozione. Un grande successo è stato anche Romeo e Giulietta. Quale preferisce tra i due? Tutte e due. Tutte e due. Sono tutti belli, come è stato bello anche il Giulietta e Romeo di Cocciante, che poi non ho prodotto io. Quando le cose sono belle e ben fatte, e ripeto, sono fatte con onestà, vengono accolte dal pubblico con uno stato d'animo, sereno. Io credo che oggi, dopo 45 anni, 50 anni che faccio questa professione, la gente, quando legge David Zard presenta, è sicura di andare a vedere qualcosa di bello, e quindi è importante. Infatti qualche spettacolo che ho prodotto, e quando l'ho visto sul palco non mi piaceva abbastanza, anche perché non ero in condizioni fisiche, vero, alla vigilia di un trapianto di fegato. L'ho tolto di scena, rimettendoci anche dei versi milioni di lire, però penso che li rimetteremo in scena con un poco più di salute, diciamo. Io mi ricordo anche Tosca, che aveva... bellissimo. Molto bella, a me manca tanto. Solamente che io ogni volta che provo a rimettere in scena Tosca penso a Lucio Dalla e mi viene... E dico, forse la gente lo deve ricordare fin quando c'era lui. Sono molto emozionata e anche un po' commossa anch'io, quindi grazie tante davvero a David Zard. Grazie. Grazie a voi, perché il successo di Notre Dame, come di tutte le altre opere che ho fatto, è anche dovuto al supporto e alla credibilità che gli avete dato voi. Grazie. Sempre, come i Carabinieri, fedeli nei secoli. Io credevo, ho detto al mio ufficio stampa, ho detto lo so che quando tu telefonerai e chiederai ai telegiornali per fare Notre Dame, ti risponderanno come la prima parola ancora. Non è vero. Invece, evviva, evviva. Grazie mille. Grazie. Ciao. Felicissima della ripresa di Notre Dame de Paris e felicissima di avere con noi Riccardo Cocciante. Come mai ha voluto riportare in scena questo meraviglioso spettacolo? Ma a parte che veramente, se noi osserviamo il percorso di Notre Dame, non ci siamo mai fermati. Sì, perché all'estero continua regolarmente. Siamo andati in Corea, siamo andati in Russia, che è stato un grandissimo successo, andiamo in Polonia adesso, quindi non ci siamo mai fermati. C'è stata una parentesi di 4 anni in cui non siamo venuti in Italia, ma era bene fermarsi un po', riposarsi e ripartire con una nuova energia. Secondo me gli spettacoli possono decadere un po' nel tempo e bisogna evitare questo. Noi abbiamo voluto riprendere in mano perché sia più vivo e più forte di prima. Io penso che sia così.
Torna al primo cast, ovviamente ci saranno anche degli altri professionisti bravissimi che entreranno nel caso di Defiance di questi. Come mai ha scelto di riproporre i vecchi artisti? Ma volevamo tornare per una volta, forse l'ultima volta che li vedrete, però tornare con l'origine, rivedendola un po' con la forza di oggi, con la maturità. Io ho scoperto in loro una grande maturità che forse prima non c'era, e questo è importante. Poi seguiranno altri, ma non direi che sono meno forti, meno importanti. Cerchiamo sempre di trovare il massimo. Ovviamente una persona già conosciuta attira di più, ma vi assicuro che ci sono dei talenti che seguiranno e che solo faremo per seguire, per continuare Notre-Dame de Paris. Perché toccare un capolavoro? Quindi Notre-Dame sarà uguale a quello che ricordiamo come scenografie, coreografie e tutto? Esattamente. Penso che bisogna ritoccare quando ci sono dei problemi qua e là. Quando c'è una magia globale come si è creata su Notre-Dame, dove tutto funziona. Funziona la musica, funziona il testo, il bellissimo testo di Panella qui, di Luc Plamondon all'origine. Poi funziona il balletto, che è splendido. Funziona la regia, funzionano le luci, funzionano i cantanti. Perché toccare? Io penso che, sai, è come un castello. Se tiro una carta magari cade tutto. Quindi questa globalità, questa meraviglia, questo miracolo, ecco, voglio dire, di Notre Dame, non voglio toccarlo per tanto tempo. Quale personaggio sente più suo tra questi protagonisti? Ma secondo noi Quasimodo. Volevo sentirlo detto da lui, non no, è cambiato nulla. Ovviamente io sono, non sembra, ma quando ero giovane ero estremamente timido, introverso, pieno di complessi. E quando canta Quasimodo, Dio quanto è ingiusto. Giusto il mondo. Io mi riconosco pienamente, poi sono piccolo, non avevo un fisico giusto per fare il cantante. Ma lei è un grande. Ma alla fine cosa si scopre con la maturità? Si scopre che tutto quello che è estetico è un contorno, è l'anima, è tutto questo che è importante. E Quasimodo lo dice questo, e muore per questo, muore levando tutte le cose materiali e dicendo l'unica cosa che mi rimane è l'anima. Wow! Che Notre-Dame de Paris ha anima. Grazie Riccardo. Grazie, grazie a te. Ti ho lasciato Renzo e ti ritrovo con la cotta di maglia. Bentornato Febo. Infatti però mi avevi conosciuto Febo, sì. Diciamo questo che è importante. Allora, è bellissimo essere qui, tu sei sempre gentile a venirci a trovare e a promuovere. Sai che Notre-Dame per me è nell'anima. È nell'anima e nel cuore di tutti quanti, non solo di noi che lo facciamo, ma anche della gente che viene ad ascoltarci. Io personalmente la sensazione che provo oggi in particolare, che è la prima, ma in generale è come un sogno che si ripete, ma in realtà i sogni è difficile che si facciano per la seconda volta e nello stesso modo, quindi posso dire di essere un privilegiato a ripetere per la seconda volta con tutti i miei compagni di lavoro, colleghi, amici, macchinisti, produttori, anche una differenza, abbiamo due produttori questa volta di Notre-Dame. Ah sì? È Clemente. È l'unica differenza, il resto è tutto uguale, musica, spettacolo, artisti, tutto uguale. E poi ci sono dei nuovi ragazzi che sono arrivati con noi, che hanno già fatto Notre-Dame, che ci aiuteranno e ci supporteranno nel resto di tutta la tournée lunghissima e faticosissima. Il tuo Febo è cresciuto? Febo è sempre quello, è cresciuto solo per un fatto. È tutto di un pezzo lui. È tutto di un pezzo, è solo un fatto anagrafico. Però, come vedi, noi siamo sempre giovani. L'importante è essere giovani dentro. Quello che è fuori non ci appartiene dopo un po'. E quindi è l'anima che rimane sempre fresca. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Guardate chi rientra nel cast di Notre-Dame de Paris, Leonardo Di Minno, reduce del Principe di Verona. Adesso sei sempre un personaggio che muove le masse, Clopin. Esatto, sì, un personaggio comunque autoritario, in veste differente, perché di là facevo parte della legge. In questo modo in realtà cerco di aggirarla in qualche modo, di chiedere asilo, quindi sono un po' meno autorità e un po' più richiedente di comprensione, sì, di comprensione. Però è comunque sì, un mobilitatore delle masse, un rivoluzionario, un capo comunque, sì, siamo lì. In chiusura l'urlo di Clopin. È un do.
È un do. Vedi, è un do, io non lo sapevo. Andiamo avanti. Ma guarda qui chi ritroviamo. Quasimodo al trucco. Anche questo è un do. Ciao, ciao. Ciao, Gio. Do. Do. Anche come tu, va, molto bene, molto contenta di ritrovarti. Io molto emozionata, come anche Zard che era commosso. Io sono quasi commossa, e tu? Io sono molto commosso. E... no, è bello, bello tornare dopo tanti anni così a vestire questi panni. E... te lo aspettavi? No, non l'avrei mai detto. Fino a qualche mese fa sicuramente no. Poi c'è stata questa voce dall'alto. Che l'ha chiamata? Devi venire a fare Notre Dame. E io ho detto, quando parla il capo non si può dire no. No, scherzi a parte... era il momento giusto, è questo, lo vado ripetendo come un mantra ormai, ma è la verità, era e si vedrà, si vede già, c'è lo spirito giusto, bello. Io ti lascio al trucco e vedo di spostarmi da questa parte. No, in effetti, quanto ci rimette per diventare Quasimodo? Ma adesso siamo velocissimi. All'inizio un'ora e mezza, giusto? Un'ora e mezza, così adesso 8 minuti. No. Anche grazie a queste bravissime truccatrici, esatto, che vorrei sottolineare. Esatto, e soprattutto grazie a questa maschera. No, no. Passiamo da Frollo, ma buongiorno, mi metto da questa parte. Sei cattivo, Vittorio, sei ancora più cattivo di una volta. No, no. Sono più vecchio. Anche tu hai avuto questa sorpresa e hai detto subito sì? Sì, sì, perché come Gio pensavo che fosse il momento adatto per rientrare in questi panni. Poi penso anche che Frollo ci guadagni con questi anni in più. È più giusto, insomma, mi sembra, almeno a me. Poi deciderà come al solito il pubblico. Qual è il segreto di Notre Dame per Vittorio Matteucci? Alchimia e equilibrio, credo che sia questo, cioè è un equilibrio fra le arti sul palco veramente specialissimo, scenografia, coreografia, costumi, musica, testo, luci e ovviamente la nostra interpretazione, tutto perfettamente equilibrato ed emozionalmente profondissimo. Quindi, e poi la storia, c'è cioè il melodramma. Insomma, le canzoni che ti ricordi non sono quelle, siamo i Vatussi, con tutto il rispetto, con tutto rispetto per Vianello, che apprezzo tantissimo perché è veramente un grande, ma sono le canzoni tristi, esatto, che segnano la tua vita, e quindi i momenti particolarmente tristi come questo, come questa storia, sicuramente ti segnano e li ricordi. La battuta è questa: mi sono divertito tanto, ho pianto. E io piango sempre, e stasera piangerò ancora. Grazie a tutti e tre, ciao. Ciao. Ti ho lasciato Freddy e ritorni a essere Gringoire da un giorno all'altro. Non so se sono passate dalle 15 alle 18 ore, esatto, più o meno, sì, è vero. Sì, era una cosa che era stata già decisa e quindi l'abbiamo fatta. Abbiamo lasciato qualche pezzo di voce in giro in queste due serate, però vabbè, dai, stasera troviamo la maniera di fare comunque il meglio, perché è una serata bellissima e dopo con qualcuno, addirittura con Vittorio, sono 12 anni che non cantiamo più insieme, esatto, e quindi saranno dei momenti molto particolari. Il tuo Gringoire è cambiato? Qualcosa è cambiato, nel senso che penso che qualcosa di tutti noi un po' è cambiato per la maturità e per le esperienze diverse. Devo dirti che fondamentalmente non è cambiato, anche se l'approccio che abbiamo cercato con Gilles Mao questa volta è introspettivo, è un po' diverso, in quanto abbiamo cercato di approfondire un po' di più il pensiero invece che il gesto, ecco. Però penso che questo possa essere un buon inizio, una bella somma di cose che vedremo, secondo mio parere, tra le 15 e le 20 date comincerà a essere un po' più stabile. Quante prove avete fatto? Perché comunque voi l'avete fatto anni fa e adesso avete ricominciato quasi da zero. Quanto tempo avete impiegato per arrivare fino a questa sera? Un mese. Abbiamo impiegato un mese, abbiamo fatto una settimana solo voci, tutti quanti, poi una settimana solo recitazione sulle voci registrate, per non appunto usare troppo la voce, e l'ultima settimana abbiamo fatto a Pomezia una settimana di spettacoli, una volta
è capitato anche un atto e due atti a seconda di quello che com'era la giornata, insomma facciamo una volta e mezzo lo spettacolo, poi anche due volte gli spettacoli per l'ultima settimana con microfoni e vestiti e trucco una volta sola, però stasera è la nostra seconda. Questo è professionismo, eh? È professionismo. Non ci aspettavamo niente di diverso, anzi. Conoscendo appunto Zarde e Cocciante, questo è. Sì, secondo Riccardo dovevamo avere un po' più di tempo, secondo noi, se vuoi, magari una settimana in più non disturbava, però non vedevamo l'ora che arrivasse stasera. E anche noi, grazie Matteo. A voi, ciao, grazie. Tania Tucinardi, io ti vidi anche fare Giulietta con Accocciante tanti anni fa, l'anno scorso Spring Awakening e adesso questa bellissima sorpresa di Fiordaliso. E lei, guardatela che viso angelico. Sì, no, è stata una sorpresa anche, esatto, per me ed è una cosa bellissima perché, come ho ripetuto anche un po' di volte, dopo Giulietta e Romeo, che è stato comunque il mio primissimo momento sul palco teatrale, ho fatto un'altra serie di esperienze anche nel musical, ma il cerchio si chiude sempre con Riccardo e questa cosa per me è fantastica, è splendida. Te l'aspettavi di essere chiamata per questo ruolo? Com'è successo? C'è stata la vocazione? No, non c'è stata la vocazione, ho fatto delle audizioni e sono andate bene e niente, quindi è andata, sono qua e quindi stasera sarò lì sul palco insieme ai miei colleghi. Subito per Fiordaliso o per Esmeralda? In realtà ho fatto le audizioni per il ruolo di Esmeralda. Sì, 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 però devo dire che comunque la scelta di adesso mettermi nei panni di Fiordaliso non è stata totalmente sbagliata, poi è un modo per me di mettermi anche alla prova su un ruolo un po' diverso, questa volta anche leggermente più perfido, cattivo no, però comunque una donna di potere, determinata, assolutamente, una donna che sa quello che vuole, con delle cose in pugno, quindi mi piace. Grazie Tania. Grazie a voi. Riecco la zingara, Lola Ponce, ma la vedete quanto è bella? Oh, grazie. Ha accettato subito quando David ti ha chiamato? Ha chiamato lui, sì. O Cocciante, tra l'altro? No, è stata Cati, in realtà. Cati, Cocciante, poi Davide, poi Clemente, poi Riccardo. Non potevi dire di no? No, è che l'ho pensato e ho detto subito sì, sono quelle cose che dici, ok, è magia, ok, ci sto. Sono veramente molto emozionata di essere qua perché comunque... Adesso sono mamma, quindi nel momento della domanda ho detto come riesco a incastrare tante cose, un marito che è un attore eccezionale, quindi io, forse lui avrà quei mesi per accompagnarmi e siamo riusciti a incastrare tutto quanto, quindi... È una fatalità? Sì, sono felicissima, è che la vita è fatta così, quando devono accadere le cose e al momento giusto accadono così. La tua Esmeralda è cambiata o è ancora la stessa? Io sono la stessa e la mia Esmeralda sarà molto più consapevole, più libera, più felice ancora di prima. La gioia di vivere. Grazie Lola. Grazie a tutti. Festa dell'Epifania, e per un giorno su ogni testa, oh signoria, ti amerà.